Since you're gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I could only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and long for your embrace. I keep crying, baby, baby, please. Salve, sono Marco Giustini dell'Associazione Beni Comuni Stefano Rodotà. E questo è il nostro terzo seminario all'interno di una serie di seminari che abbiamo organizzato nel corso di questi mesi, che si intitola Co-housing, Co-working e Transizione Ecologica a Roma. E in questo seminario noi affronteremo il tema della forme innovative di proprietà da un punto di vista giuridico di immobili, e questo in qualche modo ha a che fare direttamente con una delle finalità della nostra associazione, che è quella relativa ai beni comuni. Perché? Perché queste innovative forme di proprietà sostanzialmente attraverso degli istituti di diritto privato, quindi non diciamo attraverso istituti di diritto pubblico, permettono in qualche modo di vincolare in modo perpetuo la proprietà come bene pubblico, come bene comune. E in particolare affronteremo l'istituzione di diritto anglosassone del Community Land Trust e il corrispettivo francese dell'organismo de Foncière Solidaire e il modello in Spagna, che è promosso dalla cooperativa edilizia Sostres y Vic di Barcellona, in cui c'è un modello di proprietà comune da parte della cooperativa e una forma intermedia tra proprietà e affitto nei confronti degli abitanti. Poi parleremo di un esempio importante in Italia, che è l'esempio di Bologna, promosso dal Comune di Bologna, di un co-housing di tipo sociale che si chiama, c'ho un momento di vuoto, va bene, questo co-housing che ci verrà illustrato da un punto di vista giuridico e da un punto di vista di organizzazione della vita all'interno di questo spazio. Il primo intervento è quello di Daniela Festa dell'Università di Bologna, a cui lascio la parola. Grazie. L'audio non si sente. Vorresti riattivare l'audio? Ok, riattivo. Dicevo anche in chat che dovete attivarmi la funzione di condivisione di schermo perché io possa condividere le slide. Mentre lo fate vi do alcuni elementi introduttivi così non perdiamo tempo. Datemi là quando posso condividere. Allora, io non mi concentrerò immediatamente sugli aspetti giuridici, ma ci arriveremo, quindi vi spiego innanzitutto da quale caso di studio sono partita e quali sono i suoi elementi caratteristici, una parte generale per condividere il quadro giuridico istituzionale, diciamo, che caratterizza i Community Land Trust. Vi spiegherò poi brevemente come è avvenuta la circolazione di questo modello, no? Della mobilità di questa politica di Community Land Trust in Europa. Non mi concentrerò sul caso di Bruxelles, che ha avuto un ruolo emblematico da questo punto di vista, ma vi parlerò della ricezione del modello in Francia, dove il modello è stato recepito con importanti adattamenti e modifiche che pongono anche degli elementi critici. E poi nella parte finale magari metteremo in rilievo quali sono gli elementi che potrebbero essere ostacolo all'applicazione di un Community Land Trust in Italia, quali sono invece gli elementi di forza che ci inducono a pensare che possa essere un modello opportuno anche nel nostro contesto. Allora, se siamo pronti, forse lo siamo, vediamo subito.
Daniela, riesci a condividere lo schermo? Ci trovo immediatamente, guarda. Allora, come spesso succede, allora fatemi fare una brevissima operazione. Mi chiede di autorizzare l'operazione, perdonatemi perché ho appena aggiornato Zoom per potermi collegare perché c'erano dei problemi, quindi devo fare delle operazioni ulteriori, come sempre. Vediamo se me lo fa fare, altrimenti rapidamente posso cambiare computer, ma mi seccherebbe un po' perdere un minuto. Vediamo se ci riesco ora. Dovete lasciarmi fare una piccola operazione, lo devo mandare nel Drive per poterlo condividere perché non mi consente di condividere il desktop, non capisco perché, vediamo. Che succede? Vabbè, qualcosa che sfugge la mia competenza, quindi un attimo me lo invio rapidamente sul Drive e da lì lo riesco a recuperare. Perdonatemi se volete prendere la parola per coprire questo piccolo vuoto, fatelo pure, io vi ascolto in ogni caso. Daniela, il tasto lo vedi della condivisione, condividi schermo? Certo che lo vedo, assolutamente lo vedo, però non so per quale ragione, probabilmente perché ho appena reinstallato Zoom, non mi consente proprio di visualizzare tramite Zoom il mio desktop, come di solito io condivido da questo computer peraltro. Daniela, scusa, vuoi mandarcelo a noi e noi facciamo le vallette? No, non ti preoccupare Antonella, scusatemi ma non era prevista questa cosa, datemi un secondo e risolvo così, basta che io lo mandi, se no sì, possiamo anche fare così, se pensate sia più semplice, volete che ve lo mandi e vi chiedo di cambiare le slide? Ok, facciamo sì, così, dai. Per evitare che poi ci siano ulteriori problemi, no, beh, sì, votre ordinatore. Sulla posta dell'associazione? No, no, ve lo sto mandando nella chat, è già inviato, nella chat dello Zoom. Lo sta caricando, perché lo sta caricando, ho quasi finito di caricarlo, fra un istante dovresti vederlo, Antonella. Ecco, adesso dovresti vederlo. Aspetta che stop salva. Mentre tu lo apri, io comunque me lo invio così abbiamo un piano B. Lo vedete, vero? Sì, sì, un attimo. Allora, ok, ci sono. Vedete? Lo vedete? Sì, io lo vedo.
Andiamo? Se gli altri vedono. Vado? Chi si vede? Vado alla prima? Sì. Allora, brevissimamente, questa la passiamo veramente in un attimo, era per spiegarvi un po' come sono arrivata allo studio di questo caso. Quindi ho passato un periodo a New York dove ho svolto un progetto di ricerca, se clicchi esce il testo, perché è un testo progressivo, dove ho svolto un periodo di ricerca sul campo analizzando il caso di studio di Cooper Square Community Land Trust, di cui vi parlerò, che si trova nel cuore di Manhattan, e poi clicca ancora Antonella, grazie. Attualmente ho un grant alla Maison des Sciences de l'Homme de Paris Nord con una ricercazione finalizzata alla comparazione del modello CLT OFS, cioè Community Land Trust e Organisme Foncier Solidaire, ricercazione perché non si limita soltanto a svolgere uno studio, ma stiamo lavorando perché coordino una piccola equip insieme con gli operatori della vita participativa, del movimento OFS, perché c'è un vero e proprio movimento di Organisme Foncier Solidaire in Francia, cercando appunto di superare un po' quelli che ci sembrano un po' i limiti del modello. Quindi possiamo andare avanti. Chiaramente in questo contributo, come introducevo nella slide precedente, ma non c'è bisogno di tornare indietro, affronterò sì delle questioni urbane, insomma un po' la genealogia del modello, ma anche delle questioni diciamo istituzionali, perché il Community Land Trust è un'istituzione, quindi l'analizzeremo proprio come istituzione. Chiaramente tutto questo si inserisce in un progetto di studi più lungo che insomma nel quale io mi impegno un po' da anni, che è quello sui commons, no? Ho studiato prima i commons, diciamo, nello spazio pubblico, nella città pubblica, e poi mi sono spostata a studiare e approfondire le questioni che riguardano l'housing, in particolare il cosiddetto affordable housing, cioè le forme di abitare accessibili, come commons urbani. Allora, in queste... No, torna indietro Antonella. Ecco, volevo mettere in evidenza qualcosa che credo che sia nota e chiara a tutti voi, quindi lo dico molto rapidamente, e per passare poi al vivo della trattazione. Chiaramente i Community Land Trust non sono necessariamente utilizzati per realizzare forme di co-housing. La foto che vedete qui è un importantissimo co-housing che si trova, è Community Land Trust co-housing che si trova a Leeds, nel Regno Unito, nel cuore dell'Inghilterra. Fra l'altro uno dei suoi cofondatori è un importantissimo geografo critico che si chiama Paul Chatterton e che crede moltissimo nel modello. E quindi in questo caso vediamo la perfetta coordinazione di un Community Land Trust con un progetto di co-housing, ma non necessariamente il Community Land Trust viene utilizzato per produrre co-housing, in quanto non sempre al Community Land Trust si associano quell'elemento di condivisione di spazi o di servizi o spesso anche di elementi ulteriori di dimensione comune tipici del co-housing. Può succedere oppure no. Quindi diciamo, mettiamo in luce una prima differenza: il Community Land Trust è uno strumento, un'istituzione finalizzata al governo del housing in modo da mantenerlo accessibile nel lungo periodo, e quindi non è perfettamente sovrapponibile. Detto ciò, le due cose spesso possono convergere, anche perché il Community Land Trust molto spesso si associa, per diverse ragioni che se volete tratteremo poi al termine della nostra conversazione o in fase di discussione, con altre istituzioni, altre strutture che possono essere cooperative, associazioni, organizzazioni non governative, fondazioni, nel senso il Community Land Trust non sempre da solo è sufficiente a realizzare un'istituzione di abitare comune, ma presenta delle caratteristiche specifiche che lo rendono invece estremamente utile e prezioso per perseguire soprattutto, lo ribadisco, l'accessibilità nel lungo periodo, che è l'obiettivo principale di questa istituzione. Andiamo avanti. Visto che il titolo del nostro incontro era co-housing, co-working e transizione ecologica, ho voluto sottolineare in questa slide le possibili connessioni anche col concetto di co-working.
E metto subito in evidenza che benché il Community Land Trust sia, torniamo indietro, sia diventato noto e sia molto studiato soprattutto per garantire l'accessibilità delle unità abitative, in realtà viene utilizzato sempre di più in Europa e moltissimo negli Stati Uniti anche per produrre e gestire altri spazi e servizi locali, che possono essere giardini condivisi, spazi condivisi, ma anche, come vedremo nel caso del Cooper Square Community Land Trust, commerci di prossimità. Quindi ha una potenzialità molto più ampia rispetto all'accessibilità della casa, che naturalmente ne costituisce il cuore, visto anche l'imperativo di che l'accessibilità dell'abitare rappresenta nella nostra fase politica attuale. Sapete bene che si tratta di una problematica che affligge, diciamo, tutti gli stati a livello globale e le istituzioni politiche anche di scala minore. Quindi, e per quanto riguarda invece la connessione fra Community Land Trust e lavoro, quindi non necessariamente co-working, ma la dimensione lavorativa, tengo a precisare che tutti i Community Land Trust che ho studiato hanno bisogno di un team di organizzazione, un team che lavora per la gestione del Community Land Trust e che ne consente il funzionamento sia a livello tecnico-amministrativo, sia a livello di manutenzione e nel tempo. E quindi molto spesso queste esperienze sono stati anche dei modi per i militanti del co-housing, i residenti del co-housing, di impegnarsi anche a livello lavorativo. E questa è una constatazione generale di chi si occupa di Community Land Trust. Naturalmente non tutti, però equip di 4-5 membri sono necessari per la gestione del co-housing, poi dipende dalle dimensioni. Parlo di un'equip di 4-5 membri per un Community Land Trust come quello di Cooper Square CLT, che gestisce 328 unità abitative, quindi insomma stiamo parlando di un parco housing molto molto ampio. Andiamo avanti. Brevissimamente, quale transizione? Giustamente nella vostra locandina facevate riferimento alla transizione ecologica. Chiaramente queste forme di Community Land Trust vedono la transizione ecologica in una dimensione complessa, quindi non strettamente e unicamente ambientale, come sappiamo bene. La transizione ecologica è molto più ampia, tanto è vero che molti studiosi di queste pratiche, e cito ancora qui Paul Chatterton, lo collocano come politica post-capitalistica. Faccio riferimento qui alla definizione di post-capitalist politics che ci danno Gibson Graham, altre due importantissime geografe australiane che si occupano di commons da molto tempo, in particolare commons ambientali, ma non solo. Quindi l'idea è di realizzare delle istituzioni complesse che prendono in carico la transizione ecologica, ma anche la transizione istituzionale che la transizione ecologica comporta. Possiamo andare avanti. Allora, clicca così vediamo anche il testo. Innanzitutto condividiamo un quadro generale, perché non so quanto ne sappiate tutti voi del Community Land Trust e quali sono i suoi elementi caratteristici. Molto semplicemente, poi via via la questione diventa più complessa: comunità, terra e il trust. La fiducia, diremmo in italiano con una traduzione imperfetta sul piano giuridico, però mi ho messo questi tre elementi anche per far comprendere quanto ritroviamo qui i tre elementi caratteristici dei commons: una comunità, una risorsa messa in comune e un insieme di regole per poterla governare in maniera comune. Naturalmente la comunità rinvia a un modello collaborativo. Per quanto riguarda la terra, parliamo di proprietà collettiva e poi spiegheremo in che senso e in che dimensione essa è collettiva. E il trust è il meccanismo che consente il controllo perpetuo dell'asset terra, cioè della risorsa anche economica, affinché essa sia stabilmente destinata alla funzione sociale. Andiamo avanti.
Allora, normalmente i terreni, le unità abitative, moltissimo nell'esperienza statunitense, ma anche via via in quella europea, vengono quindi o i terreni su cui costruire in molti casi, o unità abitative già costruite, vengono acquisiti in diversi modi dal CLT, con donazioni, con trasferimenti pubblici. Negli Stati Uniti tenete conto che moltissimi community land trust che agivano su unità abitative o interi palazzi già costruiti sono stati trasferiti al prezzo simbolico di un dollaro dalle città, o San Francisco, o New York, al community land trust. Quindi le autorità pubbliche diventano il trust che trasferisce al trust, al community land trust, la risorsa affinché la possa gestire nel bene di un beneficiario, secondo lo schema tipico del trust, che è una data comunità locale. Sottolineo una data comunità locale perché qui i beneficiari non sono soltanto i residenti, che sono i beneficiari diretti principali, ma un'intera comunità urbana locale. Andiamo avanti. No, torniamo indietro. Ecco. Elemento principale, l'accessibilità. Daniela, scusa se ti interrompo, siccome sono già quasi le 7, riesci in 5 minuti a concludere e poi le domande te le facciamo avere in seguito, perché se no non rispettiamo, mi dispiace avere questo ruolo. Lo sto parlando già da 20 minuti? No, 10 abbondanti. Vabbè. Allora, 5 minuti, quindi posso dire proprio poco, parleremo di tutto il resto nella discussione, va bene? Allora, dai, facciamo una, magari andiamo un po' a sparare, mi sembra molto importante. Ma magari va sono, se no, se insomma, sono passiamo avanti, allora facciamo così. Tanto siamo pochi, se è chiaro a tutti quali sono le caratteristiche basiche, diciamo basic del CLT, passo queste e andiamo un più. No, io direi no, perché sono temi molto complessi, è meglio, diciamo, seguiamo lo schema. Va bene, ditemi voi. Allora, sarò un po' rapida, semplifico un po'. Primo elemento caratteristico del CLT, la separazione della proprietà della terra rispetto a la proprietà, ma qui lo mettiamo fra virgolette perché in realtà si tratta di diritti reali, di ciò che è costruito. Questo che cosa consente? Questo consente di sottrarre il valore della terra, che sappiamo essere un valore economicamente crescente in maniera esponenziale ovunque, al valore economico del costruito, di farlo circolare, il costruito, senza dover farsi carico del prezzo della terra. Questo è il motivo della dissociazione. E naturalmente coloro che acquisiranno, tra molte virgolette, la proprietà della casa pagheranno una piccola quota, un ground lease al CLT, che è una quota che può essere variabile ma di solito è molto moderata, o comunque calibrata in modo che sia moderata, per poter poggiare il proprio diritto reale sulla terra che non è di loro proprietà. Andiamo avanti con la diapositiva. Un attimo. Ti è bloccata. Oggi ci abbiamo. Allora, mentre voi la sbloccate, diciamo, qual è la relazione che consente di... Ecco. Ok. No, dobbiamo tornare. Torniamo al 2. Ecco, meccanismi antispeculativi, questo è importantissimo. Andiamo oltre. Andiamo al secondo criterio, al secondo dispositivo. Ricliccate per cortesia. Problema? Mannaggia, mi spiace. Sì, non so. Eccolo, fermi tutti. E dai un altro click, Antonella, così esce il stop. Stop un attimo. Meccanismi antispeculativi. Questo è molto importante perché è qualcosa che ci deve interrogare anche rispetto all'adattamento possibile rispetto al contesto italiano. Importantissimo, sia perché è problematico, sia perché è l'elemento chiave. I prezzi di rivendita degli immobili sono limitati perché le case possono essere acquisite con una forma di proprietà
o di affitto o delle forme ibride che possono essere azioni dell'eventuale Community Land Trust, che quindi hanno un loro ammontare anche qui fissato in maniera molto moderata, e una parte di affitto. Quindi, come vedete, anche qui abbiamo un ventaglio. Quel che è importante segnalare è che allora, quando fossero con un diritto reale di lunga durata e pieno, ma più pieno diciamo del semplice affitto, al momento della rivendita di questo diritto reale, non possiamo parlare della rivendita della proprietà, perché non si tratta di una proprietà piena secondo i canoni della modernità, ecco, diciamo così. Il titolare del diritto reale sulla casa non potrà rivenderlo al valore di mercato, lo dovrà fare secondo la cosiddetta resale formula, una formula di rivendita stabilita precedentemente al momento dell'acquisizione del diritto stesso, e quindi potrà incamerare una percentuale del valore, una percentuale aggiuntiva di valore, e anche qui è un altro elemento da comprendere e su quale ragionare, ma sarà un valore contenuto. In questo modo si consente l'accessibilità alla stessa tipologia di soggetti dal punto di vista socio-economico, per cui l'accessibilità era stata fissata in via iniziale. Che cosa voglio dire? Avranno due limiti: potranno rivendere soltanto alle stesse fasce economiche cui il Community Land Trust si indirizza, low income, very low income, a seconda della, o classi medie, come succede in Francia, e lo dovranno fare a un prezzo prestabilito. Importantissimo, perché questo pone molti problemi dal punto di vista della teoria, diciamo, più classica e liberale, se possiamo dire così, o neoliberale sarebbe più corretto dire, della proprietà. Andiamo avanti. Governance tripartita, questo è un elemento estremamente importante. Chi siede nel CDA di un Community Land Trust? I residenti, e qui intendo dire i residenti delle unità abitative, coloro che sono titolari dei diritti reali, la comunità locale, associazioni, comitati di quartiere, e rappresentanti di interesse pubblico, che possono essere i rappresentanti politici, per esempio, dell'istituzione che ha dato o l'aiuto finanziario rilevante, o i terreni, o i palazzi, qualora siano unità già costruite. Non è detto che sia così. Questa non è una regola scritta nella pietra secondo il diritto statunitense, no? Da cui il modello si è originato. Quindi in realtà su questa tripartizione ci sono poi tante declinazioni possibili. Normalmente viene rispettata, proprio perché è l'elemento specifico e caratteristico del Community Land Trust, che vede il bene housing non come un bene soltanto dei residenti che vi possono accedere, che siano medium income o low income o very low income, ma di un'intera comunità che acquisisce il bene come un urban commons, che consente la mixité social, che consente di mantenere i propri tratti sociali, antropologici, multietnici, e quindi è l'intera comunità che può partecipare. E poi la variabilità della presenza dei rappresentanti di interesse pubblico, perché talvolta sono rappresentanti istituzionali, e questo è stato un elemento molto discusso con gli amici del Community Land Trust di Bruxelles. In alcuni casi, come nel caso di studio di Manhattan, non ci sono rappresentanti della città di New York, benché la città abbia dato 328 unità abitative, 23 palazzi al Community Land Trust, ma l'interesse pubblico viene in qualche modo curato e rappresentato all'interno del CDA da importanti figure di spicco del housing. Ad esempio, il presidente del Community Land Trust è Tom Angotti, che è questo urbanista critico importantissimo, che si occupa di housing da moltissimo tempo, e oppure vi è un altro rappresentante di associazioni di affordable housing a New York, con un'altra personalità eminente. Diciamo, sono delle figure di grande garanzia in questo caso, e questo è interessante. Andiamo avanti. Questa la passiamo perché, insomma, troppi dettagli vi dovrei dare. Andiamo avanti.
Antonella, ti chiederò di passare un po' di diapositive, perché così andiamo più veloce. Se è bloccato, forse c'è adesso. Decalage. Forse ho troppe cose aperte. Ecco, questa anche la passiamo, anche se per me è una tematica che mi sta molto a cuore, ma mentre tu la passi io la cito. Vorrei soltanto, cioè, qui vi faccio vedere dove era il Cooper Square, ma secondo me non abbiamo tempo, ma ecco, questa vorrei tenerla invece, per farvi capire l'interesse della questione. Daniela, magari riesci a concludere su questa e poi magari ci su questo e poi lo Gaze Fonsieso di Deja, ne parliamo se siete interessati. E se no ne parliamo un'altra volta con immenso piacere. Voglio solo farvi vedere l'interesse economico di questa, perché altrimenti non si apprezza l'efficacia del modello. Uno, come vi ho già detto, siamo nel Lower East Side, siamo a due passi dal Wall Street District, uno dei luoghi al mondo dove le case sono più care in assoluto e sono maggiormente inaccessibili. In questa parte della città puoi dare un altro click, Antonella? Un ultimo click per far comparire? Ecco, questo vi volevo far vedere. Nell'Lower East Side il prezzo per unità abitative analoghe a quelle gestite dal Community Land Trust è per appartamenti proprio senza amenities, come si dice, senza lussi, molto semplice, di l'affitto mensile di 3.750 dollari mensili in generale, mentre a Manhattan è di 4.500 e siamo su una soglia minima. E invece le stesse unità abitative vengono date in affitto, sto parlando di affitto, vengono date in affitto al Community Land Trust a circa 430 dollari al mese e quindi possono essere accessibili per coloro che hanno meno del 25% del reddito medio dell'area, quindi questo per farvi apprezzare la dimensione di accessibilità. E che si può realizzare tramite appunto questo meccanismo. Questo consente a latinos, soprattutto portoricani, esponenti della comunità cinese, della black community, a moltissime donne sole, molte di loro vedove e alcune di loro disabili, di vivere nel cuore di Manhattan. Tutto il resto ce lo diciamo dopo. Ma una curiosità, come vengono assegnati gli appartamenti? E come dicevo, nel momento in cui si redige lo statuto di un Community Land Trust, si identificano quali sono i destinatari, che devono essere, ci sono poi una serie di regole a livello internazionale, devono essere dei low income o very low income, questa c'è una definizione, devono essere fra il 25 e il 65, se non erro, percettori di reddito del 25-65% della media dell'area locale. Il Community Land Trust del Lower East Side di cui vi ho parlato è accessibile a soggetti che hanno un reddito pari al 25 massimo 50% dell'area media cittadina, quindi stiamo parlando di persone, in questo caso si parla di very low income. Visto che mi fai questa domanda, approfitto per dire che invece le politiche francesi hanno adottato in generale, poi con casi specifici, tutto un altro criterio e si sono indirizzati attraverso questo strumento essenzialmente alla classe media. Ho capito. E già abbiamo una differenza di tanto. Voleva forse fare una domanda velocissima a Maurizio, ma cosa dite? C'è il tempo per una domanda o passiamo a un caso specifico, a un caso concreto dopo la teoria? Questa prima. No, penso sia interessante capire che tipo di traduzione nel diritto italiano può avere, questa sicuramente... Perché ne parliamo dopo con più calma, dopo che abbiamo visto i casi specifici, perché quello è un elemento di grande interesse, sia certo. Gli ostacoli che abbiamo, e mi piacerebbe molto parlarne con voi, e sia le potenzialità che ci sono. Questo è l'elemento cruciale, direi. Certo.
Poi Daniela, magari la presentazione la carichiamo sul sito, se sei d'accordo. E abbiamo d'accordo, lasciamela rivedere, perché magari se c'è certo. Lo tolgo, perché insomma non mi va di mandare in giro cos'è che sono. Assolutamente. Però chiaramente sì, insomma l'ho fatta per voi, quindi volentieri. Grazie. Perfettamente d'accordo, ne parliamo magari dopo. Va bene, allora prendo io la parola brevissimamente per introdurre il primo caso concreto di cui parliamo oggi, e sono molto onorata di poterlo presentare, perché è un caso di partenariato pubblico-privato, questo centro multifunzionale che vuole diventare un hub di comunità, che nella sua presentazione si introduce come spazio di convivenza e gestione collaborativa sostenibile, in cui l'inclusione sociale di migranti si coniuga con una visione di welfare interculturale e di cittadinanza attiva in grado di superare la logica assistenziale per categoria. Diciamo che è un modello che ricalca perfettamente un po' le intenzioni di quello che andavamo cercando con questo ciclo di seminari, perché tiene assieme il discorso del co-housing e del co-working. Ce ne parlano l'avvocato amministrativista Giuseppe Melucci, che fa parte della cooperativa capofila dell'associazione temporanea di scopo che gestisce questo spazio, che è nato grazie ad un progetto europeo, a un finanziamento europeo vinto dal Comune di Bologna, con 16 partner del terzo settore, e adesso appunto questa associazione temporanea di 16 entità gestisce questo spazio di co-housing e co-working. E poi passerà la parola a Lucia Manassi, che invece fa parte della cooperativa Open Group, che fa il lavoro di costruzione di comunità e mediazione all'interno di Salus Space. Prego Giuseppe. Buonasera a tutti, e grazie per l'invito. Intanto spendo proprio due parole sull'origine del progetto, cercherò ovviamente di stare il più possibile nei tempi, perché dall'origine si possono comprendere meglio le politiche e gli strumenti che abbiamo adottati. Allora, Salus Space nasce sulle ceneri di una vecchia struttura ospedaliera andata in disuso e alla periferia est di Bologna, è diventata luogo di degrado, di forte degrado, quindi con un forte impatto negativo su tutta la comunità locale e su chi viveva in questi spazi assolutamente abbandonati e inidonei. Il Comune di Bologna decide di riattivare un progetto di rigenerazione urbana, un progetto partecipato che coinvolgesse il terzo settore e i cittadini del quartiere, e quindi si presenta ad un bando UIA. Vince questo bando UIA e riesce a ottenere 5 milioni di euro di finanziamento. Parte quindi una coprogettazione durata 2 anni, una coprogettazione fatta con 16 partner del terzo settore, evidentemente Comune di Bologna e quartiere, e con i cittadini del territorio. Qual è l'esito di questa coprogettazione? L'esito di questa coprogettazione è di immaginare uno spazio come diceva bene Antonella, uno spazio di multifunzionale nel quale si facciano politiche di integrazione di rifugiati e richiedenti asilo attraverso la coabitazione di appunto soggetti fragili e soggetti meno fragili,
è attraverso appunto la creazione di impresa sociale, di momenti culturali e attraverso una rigenerazione del tessuto distrutto dai fenomeni di degrado. Dei 16 partecipanti alla coprogettazione, 6 decidono di costituirsi in ATS, sono soggetti diversi tra di loro, sono cooperative, c'è una cooperativa sociale Eta Beta che è la capofila, poi ci sono altri soggetti che hanno altre peculiarità, alcune sono indirizzate verso la formazione, altre verso l'arte partecipata, altre ancora verso l'agricoltura urbana, altre sugli studi sociologici di settore. Il Comune di Bologna fa una scelta molto coraggiosa, perché decide di non seguire gli schemi tradizionali, quelli abituali del codice dei contratti pubblici, degli appalti, decide invece di seguire il codice del terzo settore. E quindi all'esito della coprogettazione, ripeto, con molto coraggio, stipula una convenzione con il soggetto ATS, il soggetto nascente, nel quale appunto ci sono obblighi reciproci, poi se volete approfondiamo, ovviamente c'è un'impossibilità dell'ATS di conseguire utili, questo fa parte delle regole stabilite nell'articolo 56 del codice del terzo settore, resta però il rischio per i soggetti del terzo, il rischio d'impresa per i soggetti del terzo settore, quindi affida la struttura a questa ATS. Cosa c'è ancora di nuovo in questa sperimentazione? C'è che non è un affidamento, duraturo, è un affidamento sperimentale, sono 2 anni, prorogabili per altri 2 anni. In questo periodo l'ATS e il Comune di Bologna devono insieme individuare le forme di gestione stabile di questa struttura. La particolarità sta nel fatto che la gestione è una gestione collaborativa in senso pieno, nel senso che c'è una governance complessa, c'è un soggetto ampio che mantiene i rapporti dei 16 partner. All'interno di questo soggetto, che si chiama comitato di indirizzo, si stabiliscono le linee di indirizzo principali, quindi le macro politiche. Dopodiché c'è una cabina di regia più ristretta, formata dal gestore, dal Comune di Bologna, dall'ASP e dal POMMET, il soggetto appunto che fa la manager di comunità, appunto Lucia in questo caso, e qui si stabiliscono invece le linee di indirizzo più puntuali. È il luogo che fa le ammissioni, delle quali parlerò poi dopo brevemente. Quindi c'è un rapporto pubblico-privato che è strutturato in modo peculiare rispetto agli altri rapporti ai quali siamo abituati. Non mi risulta che in giro ci siano oggetti così grandi gestiti in questo modo, e insomma stiamo cercando di individuare quale potrà essere l'esito e come può essere riproducibile questo progetto all'interno del Comune di Bologna, ma evidentemente anche fuori. Per questo siamo impegnati col Comune anche a individuare un percorso per mettere nel regolamento sui beni comuni, che stiamo scrivendo attraverso un percorso partecipato qui a Bologna, anche la particolarità di Salus e come i beni comuni possono essere gestiti in modo collaborativo in futuro. L'altro aspetto, sto tagliando con l'accetta e mi scuso, però capisco l'esigenza di brevità.
L'altro aspetto interessante, io credo, da investigare è invece il rapporto che c'è tra i soggetti che vivono in Salus Space l'ATS e la pubblica amministrazione. Abbiamo fatto una scelta, quella di non sottoscrivere contratti di locazione, ma di considerare questo come un vero e proprio servizio pubblico. Allora, chi usufruisce di questo servizio pubblico? Intanto i soggetti fragili da inserire, no? E quindi abbiamo 4 appartamenti su 20, in realtà adesso sono 5 perché abbiamo scelto di ospitare anche una famiglia proveniente dall'Ucraina, 4 appartamenti dedicati all'inserimento di rifugiati e immigrati. Questi 4 appartamenti sono affidati a 2 alla comunità valdese che ha progetti di ospitalità per i rifugiati, in particolare abbiamo 2 famiglie siriane. Gli altri 2 appartamenti sono destinati al progetto SAI e quindi l'ex SPRAR, l'accoglienza diffusa sul territorio. Gli altri 16 appartamenti invece sono stati affidati attraverso un bando pubblico del Comune di Bologna. Questo bando pubblico prevedeva la disponibilità di chi venisse ad abitare qua ad avere un approccio collaborativo e quindi a aiutarci nella costruzione del progetto di inserimento sociale, che prevedeva appunto sia gli spazi abitativi che altre attività delle quali infine vi dirò brevissimamente. All'esito di questo bando, faccio una precisazione, stiamo parlando di prezzi di mercato, gli alloggi non sono sì dati con un patto di che abbiamo chiamato di coabitazione collaborativa, che è sostanzialmente un patto di collaborazione, quindi un patto pubblico-privato, un articolo 11 della legge sul procedimento. Sono prezzi di mercato, quindi il criterio che abbiamo individuato non era appunto il bisogno, ma la motivazione a partecipare al progetto. Abbiamo fatto un processo di scelta con la cabina di regia dei soggetti che potessero essere interessati a costruire questo progetto e potessero essere utili al progetto. Le regole che ci eravamo date erano quelle di creare un mix sociale diffuso, ma magari di questo vi parlerà dopo Lucia, con diverse tipologie di abitanti. Il patto di collaborazione è appunto un patto tra pubblica amministrazione, privato sociale e privato, prevede in cambio dell'abitazione la corrisponzione di un contributo per l'affitto, che è di 700 euro per i bilocali e di 800 euro per i trilocali, con incluse le utenze, tutte le utenze, e ovviamente la possibilità di godere di tutti i servizi della struttura. E abbiamo ovviamente l'impegno da parte degli abitanti ad attivarsi socialmente nel progetto e quindi di dare un contributo nella creazione di questa comunità, la possibilità per chi partecipa alla gestione materiale di alcuni servizi di gestione appunto del bene comune, quindi spazzare nel centro studi piuttosto che tagliare l'erba del prato, la possibilità di fare appunto delle ore che noi chiamiamo di comunità, delle ore di collaborazione, che danno valorizzate a 10 euro e che danno diritto a uno sconto sul contributo dell'affitto, contributo per la coabitazione, fino ad arrivare a uno sconto massimo del 30%. Ovviamente
una cosa, un oggetto sul quale ci stiamo esercitando la fantasia, stiamo cercando di tenere però di mantenere i criteri di legalità e legittimità, ma è evidente che è una sperimentazione molto 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 forzata. All'interno di Salus stiamo costruendo un percorsi di inclusione attraverso la costruzione di impresa sociale, per cui abbiamo degli orti che sono gestiti da una delle persone che è venuto a vivere qui da noi, abbiamo una locanda che è gestita nella parte della preparazione della ristorazione da una famiglia siriana, non quella dell'inserimento, un'altra ancora che è venuta a vivere qua, che già era impegnata nella ristorazione in città. Abbiamo teatri, corsi di musica, stiamo facendo lezioni di italiano, magari anche di questo ne può parlare Lucia, stiamo facendo agricoltura urbana, abbiamo un mercato, insomma abbiamo costruito una serie di attività, un ostello, che devono rendere sostenibile il modello, perché, e chiudo, lo scopo di questa sperimentazione è quella di fare inclusione sociale sicuramente, ma di farlo attraverso la creazione di impresa sociale e di utilità per la comunità intorno che usufruisce dei servizi che offriamo, mantenendo sempre al centro la sostenibilità economica, perché il nostro obiettivo principale è quello di non gravare sulle casse comunali, ma anzi di essere produttori di lavoro, di ricchezza e di benessere sociale, per restituire alla comunità appunto quello che le era stato tolto anche negli anni precedenti. Ti ringrazio, mi sembra molto articolata e complessa, immagino che il lavoro di tenere assieme questa biodiversità sia la sfida più importante, quindi su questo cedo la parola a Lucia, grazie. Grazie, grazie a tutti per averci ospitato. Allora, prima di tutto provo a descrivervi Salus Space. Salus Space è un luogo molto bello perché è nella periferia di Bologna ma in mezzo alla campagna, cioè non siamo troppo lontani dal centro ma intorno c'è il verde e il verde anche dentro Salus. C'è una palazzina abitativa appunto in cui ci sono 20 appartamenti, vivono 48 persone in questo momento che arrivano da tutti i continenti, il 70% di loro hanno origine straniera e gli altri invece sono di origine italiana. E abbiamo persone di tutte le età, abbiamo bimbi che sono nati una neonata in agosto a Salus, la prima nata, e abbiamo invece persone che hanno 75 anni, quindi generazioni diversissime, storie di vita completamente diverse e distanti, è un mix vero e concreto, sono persone che appunto vengono da storie molto diverse che si trovano a vivere insieme in uno spirito appunto collaborativo. Sono tante le cose le azioni che si svolgono a Salus, perché oltre a questa palazzina abitativa abbiamo, come ha detto Giuseppe, degli orti e gli spazi ortivi sono molto ampi e abbiamo attualmente 3 container che però diventeranno delle strutture vere e proprie entro il 2024, che ospitano appunto la locanda e il bar, la locanda siriana e il bar, un emporio e poi uno spazio che è in transizione in questo momento, perché prima era utilizzato dai cantieri meticci per le produzioni teatrali, ma diventerà lo spazio comune per gli abitanti. Gli abitanti infatti hanno fatto sentire molto forte questo desiderio di avere un luogo tutto per loro. Queste sono delle fotografie che riprendono quello che accade il sabato. Il sabato mattina infatti è un momento importante per Salus Space, perché è aperto a tante attività.